Ben ritrovati con la rassegna stampa. Questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus arriva l'onda negli ospedali, mai così tanti ricoveri in un giorno da fine marzo. L'appello è di reagire adesso per evitare il lockdown. I ricoverati con sintomi sono a ieri 8.454 e 8.870 le persone sono assistite in terapia intensiva. E quindi nelle ultime 24 ore ci sono state più 778 e più 73. Il 20 settembre erano 2.365 i pazienti ospedalizzati, altri 222 si trovavano in rianimazione. Negli ultimi 8 giorni la Lombardia ha triplicato i letti occupati, lo spettro del tilt è ancora lontano, ma i trend parlano chiaro. L'appello di Galli, Faccini e Rizzi dicono occorre agire adesso con misure energetiche, ma ancora sostenibili, ridurre quindi i contagi prima del punto di non ritorno. Campania, De Luca chiede il coprifuoco da venerdì, stop attività in mobilità alle ore 23 e ci sarà lo stop agli spostamenti tra le province. La misura è analoga a quella già presentata dalla Regione Lombardia. Il governatore dice necessaria per contenere l'onda del contagio. Da lunedì riprenderanno le lezioni in presenza nelle scuole elementari. Sui posti letto dice ci sono, li attiviamo a seconda delle esigenze. L'OCSE alla Germania nel 2013 diceva dovete ridurre i posti letto in ospedale. Non aver accolto il consiglio ha salvato migliaia di vite, quindi un rapporto del 2013 suggeriva a Berlino di guardare di più ai bilanci e meno al livello del servizio offerto. In situazioni di normalità può funzionare, ma appena si verifica un qualche imprevisto i rischi sono alti. In Italia ci sono meno della metà dei posti letti in ospedale rispetto alla Germania. Le vittime da Covid sono più del triplo. Coronavirus in Regno Unito è al record, più di 21.000 casi, oltre 20.000 in Francia. L'OMS dice crescono i positivi, errori quarantena. In tutta Europa continuano ad aumentare i casi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ragione sta nel mancato rispetto dell'isolamento. In Tunisia è dichiarato lo stato d'emergenza. Argentina supera 1 milione di casi. Con una forte ripresa dei contagi, PIL in calo del 10,5% e recupero più lento nel 2021, le previsioni del governo sulla seconda ondata. Nella nota di aggiornamento al DEF e nel documento di bilancio c'è un capitolo dedicato allo scenario avverso di recrudescenza dell'epidemia. La ripresa registra tra luglio e settembre e si fermerebbe, però il PIL subirebbe una nuova caduta nel quarto trimestre, anche per effetto delle minori esportazioni da parte degli altri paesi. L'anno prossimo la crescita tendenziale si fermerebbe a un più 1,8% contro il più 5,1% dello scenario base. Passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, calano i positivi ma spuntano altri 12 morti e 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva. La decisione di De Luca di istituire da venerdì alle 23 in Campania il coprifuoco mostra quanto è delicata la questione Covid in Campania. I contagi resi noti dall'unità di crisi regionale sono in calo rispetto all'altro ieri. E si registrano però altri 12 decessi, ma non conteggiati appunto nei giorni scorsi. Stop agli spostamenti interprovinciali non giustificati, torna l'autocertificazione, la nuova ordinanza. Si è svolta nella mattinata un incontro con le organizzazioni sindacali della scuola, nel corso del quale è stata espressa piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l'emergenza Covid. Nel corso dell'incontro sono state comunicate le prossime iniziative al vaglio dell'unità di crisi e che saranno oggetto dell'ordinanza che sarà pubblicata a breve, di cui si anticipano appunto i contenuti. Sempre la scuola, l'annuncio di De Luca, da lunedì riaprono le elementari. In Campania si va verso il ritorno della didattica in presenza per le scuole elementari da lunedì. L'annuncio arriva dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita al Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Napoli.
Notizie dal Friuli Venezia Giulia, coronavirus 131 nuovi contagi e 2 decessi in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un 65enne di Azzano Decimo e di un 83enne di Sagrado che era risultato positivo il 14 settembre. Ieri sono stati rilevati 131 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 3.915 tamponi eseguiti e ci sono stati 2 decessi. Si tratta di un 65enne di Azzano Decimo che aveva scoperto la positività sabato 17 ottobre ed era stato ricoverato in pneumologia Covid a Pordenone domenica, e di un 83enne di Sagrado che era risultato positivo il 14 settembre ed era ricoverato in malattie infettive a Trieste. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Riqualificazione di Rorai, la presentazione sarà online, annullato per effetto del DPCM, l'incontro in presenza è sostituito con la diretta YouTube per tutti, sempre giovedì 22, appunto l'incontro di giovedì 22 alle ore 19 dedicato alla riqualificazione di Rorai si svolgerà via web e non nella palestra della scuola Pasolini, lo ha deciso il comune visto che l'ultimo DPCM blocca convegni e riunioni in presenza. Dipendente positivo chiude il comune di Tarvisio, decisione precauzionale del sindaco Zanette in attesa dei tamponi e della sanificazione del municipio. Tra gli ultimi casi positivi rilevati a Tarvisio c'è anche un dipendente comunale. Per questo, informa il sindaco Renzo Zanette, a tutela dei cittadini il municipio rimarrà chiuso in attesa che tutti i dipendenti e i componenti della giunta siano sottoposti a tampone. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.